Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Urban Jack. Bella ragazzi, oggi andiamo a vedere un token Selesnya. Il Selesnya penso che sia l'unica gilda che non ho ancora portato sul canale, quindi andiamo subito a vederla adesso nella sua versione token. Esiste anche una versione midrange, però personalmente preferisco di più il token, anche con una piccola combo di visitazione divina, che è questa carta qua. Qual è lo scopo di questo mazzo? Chiamandosi token, cosa potrà mai fare? Metterà i token, quindi le pedine. Voi andate su di pedine, le buffate col maresciallo, le buffate con il lossodonte, ed eventualmente, se riuscite a giocare la visitazione divina, vedrete che poi spawnate troppi angeli perché l'avversario possa rispondere a questa vostra giocata. Questo mazzo molto forte quando riesce a riempire la board di pedine, di creature, mettete pressione subito dai primi turni. Le cose che vi possono punire sono appunto le rimozioni di massa. Le rimozioni di massa tipo l'instant che fa due danni a tutti rosso, la stregoneria nera che distrugge tutte le creature a costo 3 o inferiore. Queste sono alcune delle carte che possono punirvi ed è anche abbastanza divertente da giocare, perché quando fate la combo di visitazione divina e marcia delle moltitudini che spawnate 6 o 7 angeli 4-4, l'avversario vi dice what the fuck, cosa sta succedendo, ed è soddisfacente. Ma tolto questo, andiamo subito al gameplay. Ok ragazzi, questa mano mi piace. Abbiamo tutte le carte per giocare di turno 3 la storia di Benalia. Qui andiamo di testimone, perché tanto non abbiamo un drop a 2, quindi al prossimo turno faremo pianura e fioritura. Perfetto ragazzi, addirittura qui attacchiamo. Ok, sbarco. E fioritura. Fioritura, qui potrebbe essere più forte prendere una pianura piuttosto che una foresta, perché appunto abbiamo il maresciallo in mano. Col maresciallo e in combo con la storia di Benalia facciamo veramente uno sfacelo. Oddio, potrebbe essere penso più forte per pushare subito danni qua il maresciallo, sapete? Lui non ce le può parare tutte e due le pedine. Li pushiamo 4 danni. Buono, mi piace. È vero, possiamo andare sotto un suo fulmine sul maresciallo, ma non ce l'ha, ok. Trombettiere si è preso il capoguerra, va bene, quindi dopo lui spawnerà un sacco di pedine. Se io gioco la storia di Benalia o comunque le risorse per giocare il mio lossodonte, voglio giocare il lossodonte, ragazzi, perché vado sopra tantissimo a un sacco di removal, metto una board presence paurosa, buffo il maresciallo in modo che lui non possa fare un fulmine, ed è GG. Andiamo alla prossima. Allora, come mano è interessante, speriamo di beccare un'altra pianura. Speriamo di beccare un'altra pianura nel caso dovessimo... Aia. Forse è stata un po' rischiosa tenere questa mano. Abbastanza. Se prendiamo un'altra pianura è molto forte, ok. Sbarco della legione, qualcosa comunque da giocare. La stiamo rischiando tanto. Un Rakdos, ok. Non ho idea di che tipo di cose potrebbe giocare. Quasi sicuramente questo maresciallo morirà, ma ma proviamo. Guardatelo lì, prostrare, va bene. Noi attacchiamo con la nostra pedina e rimane lì, va bene. Prossimo turno, di nuovo maresciallo o qualcos'altro, dipende cosa peschiamo. Lui sembra essere un control Rakdos. Mazzo particolare, qui andrà di sicuro, figurate, avrà qualunque cosa in mano.
Va bene, noi per fortuna continuiamo ad avere una pedina e a fare qualcosa ogni turno. Al prossimo turno giocheremo il terzo maresciallo. Vediamo se muore. Anzi no, è più forte la storia di Benalio, assolutamente. Il fatto che abbia passato significa che non ha un distruggi creatura tipo il prostrare. Oh, l'ha pescato adesso. Va bene. Giochiamo il giardino tappato perché tanto non voglio giocare nient'altro che non sia il maresciallo. Perfetto. Non ha uno shock in mano a meno che non l'abbia pescato. Ok, questo tizio probabilmente è il re del top deck. Va bene. Allora, la marcia delle moltitudini... non mi fa impazzire qua. Ovviamente alla fine del suo turno la giocheremo. Però solo perché è l'unica cosa che possiamo giocare. Fuoco di sventura. Noi marcia delle moltitudini pagando 2. No! Ho sbagliato, ragazzi. Potevo pagare 3. Mamma mia. Male, male, male. Potevo pagare 3 e avrei pure sbloccato la terra. Misplay mio, misplay mio. Non so contare, ragazzi. Non so contare. Fuoco di Shiv. Va bene. Adesso a noi interessa pescare qualcosa che butti giù pedine, così iniziamo a cagare angeli. Fioritura. Gioco la fioritura solo per togliermi una terra dal mazzo. Ci prendiamo una foresta, tanto per. Nel caso lui giocasse il Planeswalker, però mi pare che costi 5, glielo togliamo col tribunale. Siamo abbastanza coperti da quel punto di vista lì. Abbiamo anche 25 punti vita e lui inizia ad averne 13, che non è per nulla male. Ok, giochiamo la cavaliera, che rimane in campo. Non so cosa abbia lui in mano. Probabilmente terre o buffa alle sue creature, però non ne ha giocate finora. Lui sembra essere veramente solo un control. Sussurratore. Oh, che bello il mio tribunale del conclave. Marcia delle moltitudini. Mamma mia, ragazzi. No, però il tribunale è... allora, il tribunale forte gli farei 2 danni. Però probabilmente la giocata migliore dovrebbe essere... facciamo due calcoli un attimo. Se io pago 5, 6, 7, 8, quindi qua 5, mi spawnano 5 angeli, di cui poi posso pagare per avere il tribunale. Vediamo se... vediamo se questo funziona, ma direi proprio di sì. Da parte sua potrebbe essere molto forte, c'è quel removal a costo 7, ma non ce l'ha. GG ragazzi, andiamo alla prossima. La mano non è delle migliori. Se peschiamo un'altra terra riusciamo a giocare la storia di Benalia, se... però proviamo a tenerla. Ok, va bene, non abbiamo pescato un'altra terra, però per ora può andare ancora bene. Giochiamo lo sbarco della legione. Lui probabilmente è un mono bianco che si recupera punti vita, si baffa il compagno di Ajani, diventa un ciccione. È meglio che non attacchi qui, infatti. Noi siamo sfortunati, continuiamo a non pescare terre. Un'altra avanguardia Leonid, ok, qui si guadagnerà 2 punti vita, attacca con tutti e 2, ci fa 2 danni, si guadagna altri 2 punti vita, va bene. Oh, fortunatamente abbiamo pescato una terra, andremo sicuramente della storia di Benalia. La storia di Benalia mi permette di rispondere al suo soldato del Vescovo,
uccidendolo. Condottiero Leonid, molto forte da parte sua, molto molto forte. Qui ragazzi c'è una considerazione da fare. Se io blocco adesso non ho poi il modo di uccidere il condottiero e lui ogni turno mi spawna dei 2-2, dell'1-1 con legame vitale. Però 6 danni sono tanti. 6 danni sono tanti, vediamo poi che cosa possiamo fare. Ok, la cavaliera mi piace. La cavaliera mi piace, lui potrebbe attaccare. Benvenuto Diajani, ok. Allora, se lui attacca, sicuramente li blocchiamo il condottiero e lo ammazziamo. Io qua potrei spawnare una sola pedina. Non avrebbe senso usare la marcia. Intanto è a 32 punti vita. Quindi blocchiamo, gli uccidiamo il condottiero e una pedina 1-1. Ok. Storia di Benalia. La cosa più forte che possiamo fare in questo momento. Gli pareremo una avanguardia Leone e ci pigliamo altri 3 danni. Speriamo continui a pescare terre. Ok, non attaccato. Buono. Molto molto buono. Qual è la cosa migliore che possiamo fare adesso? Probabilmente giocare la migrazione, ragazzi. Migrazione. E dopo l'ossodonte. Sì. Ok, perfetto. Dopo abbiamo una board molto molto interessante e molto forte. Lui qui potrebbe punirci con un removal e una cosa che buffa le sue creature. Ok, removal l'ha trovato. Via l'ossodonte, anzi no, via la storia di Benalia, va bene. Speriamo di trovare anche noi un tribunale, così rigiochiamo di nuovo la storia di Benalia. La cosa negativa è che lui ha 38 punti vita e noi non stiamo continuando a pescare terre. Sicuramente attacchiamo con i cavalieri e con il l'ossodonte. Ma in verità potremmo attaccare con tutto. Tanto questi qui hanno cautela. Così sblocchiamo la terra. Perché parare? Giochiamo una cavaliera? Se no potremmo spawnare 3 pedine. Giochiamo la cavaliera. Mi piace di più come giocata. Bella ragazzi. Andiamo alla prossima. Ok ragazzi, questa mano mi piace. Ci sta. Se peschiamo un'altra pianura. Nice. Vabbè che prima o poi dovremmo pagargli 2 punti vita. Però vediamo, al massimo se peschiamo altre terre non li pagheremo. Comunque, pianura, sbarco della legione. Abbiamo contro un Dimir, quello che sembrerebbe un bel Dimir. Nella sua versione control, nella sua versione sorvegliare, lo scopriremo tra poco. Nella sua versione, beh, questa carta si gioca in entrambe le versioni, perché è veramente, veramente tanto forte. Lui qua ci butterà via probabilmente una delle due storie di Benalia. Ah, la cavaliera, va bene. Non abbiamo un drop a 2. Non vuole subire danni in early, ci sta. Mi dà lo spot perfetto per giocare il giardino. Vedete, ho fatto bene a non giocarlo subito per pagando i 2 punti vita. Campagna di disinformazione. Allora. La storia di Benalia sicuramente è molto forte. Mi chiedo se sia forte la visitazione divina qui. Scarto lei perché è troppo lenta. Noi dobbiamo chiudere in fretta contro questo mazzo che abbiamo contro.
Anche la campagna di disinformazione mi fa pensare più che sia un control più che un sorvegliare. Qui ci scarterà l'altra storia di Benalia. La Trostani è molto forte, comunque. A costo 5 aver scambiato la visitazione con la Trostani è molto forte. Dobbiamo soltanto pescare le terre per riuscire a mettere quelle creature. Lui a turno 4 potrebbe spaccarci qualunque cosa. Io qua, ragazzi, vado di cavaliera sperando che lui non abbia la stregoneria che distrugge tutte le creature che costano 3 o meno di mana. Va bene, lasciamo così la situazione. Al prossimo turno si bufferanno cavaliera e cavaliere. Campagna di disinformazione. Ragazzi, qui è tesa. Cosa scartiamo? La Driade o la Marcia? La Marcia non riesco a darle un valore attualmente. Non riesco a darle un valore molto forte. Momento di bramosia. Perché non l'hai fatto su questo? Non si sa. Va bene. Gli facciamo 6 danni. Noi intanto siamo a 24. Da parte sua potrebbe essere forte di nuovo giocare una campagna di disinformazione e ci scarterà anche la Trostani. Sussurratore del fato, va bene. Storia di Benalia e passiamo. Va bene. Un paio di volte può permettersi di pagare 2 punti vita e sorvegliare. Ci sta. Se peschiamo una terra andiamo sicuramente di Trostani. Se... non so cos'altro. Potrebbe essere molto forte un... quello del conclave. Adesso non mi ricordo il nome. Però gli togliamo sto sussurratore e iniziamo a fare cose. La campagna. Ok, ciao Trostani. Trostani discorde, creatura leggendaria driade. 3 mana open, ladro di senno. Mamma mia. Quella carta è parecchio fastidiosa. Giochiamo sicuramente il tribunale sul sussurratore. Questo non c'è ombra di dubbio. Attacchiamo con tutte le nostre carte. Attacchiamo con tutto perché... così sblocchiamo la terra e se dovessimo pescare un draw a 5 possiamo giocarlo subito senza che poi lui ce lo faccia scartare con la campagna di disinformazione. Qui lui cosa può fare? Ecco, bloccare l'1-1, però si becca 5 schiaffi, va a 4. E al turno dopo una bella gatta da pelare con la storia di Benalia che dà più 2 più 1 a tutti i cavalieri che controllo, perché si buffano tutte e 3 le carte. Quindi lui deve trovare una soluzione qui, non so che cosa potrebbe prendere come carta. Sicuramente un tribunale del conclave sarebbe molto forte, mi toglie la storia di Benalia, però ho vinto lo stesso perché i danni in campo ce li ho. Più forte di quello potrebbe essere una marcia delle moltitudini. Una marcia delle moltitudini potrebbe mettere 3-1-1, guadagnare tempo. Ok. L'agente sanguinario è bello fastidioso. Vuol dire che adesso noi attaccheremo. Va bene. Quindi lui ha deciso di giocare questo. Da parte nostra il maresciallo è sicuramente un buon draw. Ci permette che nessuna delle nostre creature muoia dall'agente sanguinario e lui sarà costretto a pararle. A parare tutte e 3. L'infezione su... ah, l'ha giocata sul cavaliere di Benalia. Ma cosa fa? L'agente deve bloccare il cavaliere. Ah, ok. Ha deciso di suicidarsi. Sì. Ha visto che non c'erano più speranze.
Bella ragazzi, anche questa è vinta. Bella ragazzi, siamo giunti al termine del video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Bella ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.